Sì, è stata depositata un'interrogazione urgente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per smascherare l'ennesima presa in giro dell'Europa e del Governo relativamente a questo programma di assistenza ai giovani per l'inserimento lavorativo, per pagargli in qualche modo un tirocinio o un'esperienza professionale all'interno di aziende o di studi. Eh, moltissimi ragazzi che hanno aderito a questo progetto dell'Unione Europea e in qualche modo anche eh, cofinanziato in parte della regione Emilia Romagna o comunque gestito in parte dall'assessorato per la formazione della Regione Emilia-Romagna hanno svolto il lavoro ma non sono stati pagati, non sono stati versati i contributi previdenziali cosa che se succedesse per qualsiasi azienda andrebbero a finire direttamente nel penale. Allora abbiamo chiesto che cosa intendano fare, cosa intenda fare il Ministro Poletti e l'Inps per quanto di competenza per sanare questa situazione che suona sempre più come una presa in giro anche se purtroppo ormai di presa in giro il Governo Renzi ci ha abituato.